Wahey Kuj, ben ritrovati da voi, Stranding 91, in questo nuovo e penultimo episodio di Pokémon Let's Go Eevee Supercut. Oggi settima, ottava palestra e anche via Vittoria, comunque sia, perché poi la lega sarà un pochino più lunga. Quindi direi di non perdere tempo, di non indugiare e di andare subitissimo nella vecchia villa. La villa bruciata? Che poi non è altro... La villa Pokémon, che non è altro che il luogo dove bisognerà prendere poi la chiave per avanzare nel gioco. Però comunque sia, se volete farmare qui dentro è il posto giusto, catturando un po' di Pokémon selvatici che sono ad un livello là più alto. Oh, eccoci qua. Qua si trova anche Ditto, volendo. Ecco il macchinario dove appunto tenevano rinchiuso Mewtwo. Proprio pari pari all'anime, al primo film dei Pokémon. L'interno del vetro è ricoperto di segni, come se fosse stato colpito più e più volte. Vabbè, Mew si riesce a liberare nel film, però qui no. Abbiamo altri contenitori che probabilmente erano usati. Qua e là si vedono tracce di un qualche liquido ormai evaporato. Erano palesemente usati questi altri contenitori, sempre per Mewtwo, però l'unico Mewtwo che sono riusciti a tenere in vita è stato appunto quello che poi si è liberato. E se noi veniamo qui con Mewtwo, vedremo comunque sia un piccolo easter egg dove Mewtwo mostra interesse per quel contenitore di vetro. Usando la chiave segreta possiamo entrare nella palestra, che in realtà sembra più uno studio TV piuttosto che una palestra. E aspirante campione in questa palestra? Wow, prima domanda! Chi è? Blaine! Un momento, signor Blaine, non è ancora ora! Ah, scusa! Se ne torna via. Il signore che ha appena visto è Blaine, il capo palestra dell'isola Cannella. È uno specialista dei Pokémon di tipo fuoco. Ad ogni modo, sei stato bravo a trovare la chiave segreta, ti stai guadagnando il diritto di affrontare questa palestra. Vada bene, qui dentro non ti attendono solo lotte, dovrai anche rispondere a un quiz. Spero che ti divertirai. Quindi questo è un programma televisivo. Wow, che è il quiz della palestra dell'isola Cannella abbia inizio! Il quiz prevede 5 domande, per ogni risposta corretta riceverai una statuetta di Blaine. Se invece risponderai in maniera sbagliata, dovrei vedertela con uno dei miei allievi. Sconfiggilo e riceverai la statuetta di Blaine che ti aspetta. Allora cominciamo, ecco la prima domanda. Qual è il Pokémon sputafuoco? Magma. Lo sfidante ha risposto, Rullo di tamburi? Risposta esatta, che bello, un Blaine ballerino guadagnato. È eruttato il vulcano. Quindi solo chi sa giudicare le 5 statuette può affrontare Blaine. Straordinario! Lo sfidante ha conquistato tutte e 5 le statuette di Blaine. E è arrivato il momento di lottare. Spero che tu abbia fatto scorta di antiscottatura! Effettivamente sì, ne ho un bel po'. Anche troppo, a dire il vero. Oh, il fuoco nei suoi occhi. Una papera di fuoco. Cosa vuoi di più dalla vita? Non penso possiamo scottarlo con idrovampata, anche se è l'effetto secondario della tecnica. Però intanto gli abbiamo quasi prosciugato la salute. Stordiraggio, una tecnica che non volevo assolutamente vedere. Superiamo la confusione e colpiamo con cascata duro e forte quel Magmar. La prossima volta Magmar portami un kebab. Andiamo un po' con Etere Lama, magari riusciamo a farlo tentennare. No. Però io colpisco più veloce e quindi magari con Etere Lama. No, ho solo 95 di velocità, però posso colpirlo con una caschetta. A meno che non faccia ricarica totale. No, oltraggio! Cosa? Ad ogni modo andiamo con idrovampata, che è forte comunque sia. Se è rapida ci evitasse di fare fuoco carico ogni volta, si fa solo male. Forse non ha fuoco bomba? E idrovampata lo finisce. Cioè, beh, se mi bruciava proprio quando vado a fare cascata. E Nighters anche va KO, quindi la settima palestra è completata. Grazie, grazie Blaine. La medaglia vulcano. Oh yeah, batti per una penultima volta la coda e la medaglia vulcano è nostra. E anche fuoco bomba da Blaine. La palestra di Smeraldopoli è
Leggermente più lunga perché ci sono più sfidanti da affrontare. È più facile che incappi in uno sfidante, invece in Blaine risponde a tutte le domande e è good game. Tanto poi io comunque sia taglio, quindi non ci saranno problemi. Allora? Che dici? Ah, perché la palestra è chiusa? Apri di sesamo! Vabbè, ci ho provato. Beh. Ah, Link, eri qui? Di qualcosa la prossima volta, fatti notare. Vabbè, dimmi piuttosto tu quante medaglie hai? 7? Come me, wow! Per me non ci resta da affrontare che la palestra di Smeraldopoli, solo che è chiusa. Forse possiamo chiedere informazioni a qualcuno, ma a chi potremmo chiedere? Link, Tracer! Siete entrambi cresciuti moltissimo dall'ultima volta che vi ho visti. E siete capitati proprio al momento giusto. Voglio presentarvi una persona, mia nipote. La pietra chiave. Ma la riceviamo adesso la pietra chiave? Prima dell'ultima palestra? Oh va! Io mi ricordavo a fine gioco. Su Let's Go Pikachu ho affrontato la Lega Pokémon con le mega evoluzioni. Infatti sì, che cavolo! Eccolo! Si aprono le porte. Tutti gli sfidanti sono già pronti. E infatti non c'è ancora nessuno che l'ha battuta. Ed eccoci quindi di fronte all'ultimo ostacolo che ci separa dalla Lega Pokémon. Bello però come è arredato qui Giovanni, eh? Peccato che non ci sia neanche un tavolino per prendere il tè, comodi, Persian e Sian. Sian. Mi sto andando da fare per far tornare il Team Rocket ai fasti di un tempo. Di un tempo, e... Ma mi sei capitato di una fra i piedi, quindi non ho altra scelta. Stavolta ti darò la lezione che meriti. Preparati ad affrontare ancora una volta il più grande allenatore che ci sia. Preparati ad affrontare il grande Giovanni. No, non è per così grande, piccolino. È solo che noi siamo bassi, siamo alti 1,40 m. E questa è la realtà. Hai un Dugtrio? Beach, please. Io ho un Blastoise. E sai cosa fa il mio Blastoise? Diventa Mega. Ma se tu ti azzardi a fare Abisso, vengo nel gioco e ti apro come una graziella. E ti chiudo come uno sdraio. Vabbè, meno male. Hai un Nidoking. Vabbè. Qual è il problema? Non lo so, però. Un altro Rhydon dovrà resistere ad un ipotetico terremoto. E Nidoking come ultimo Pokémon. Piccolino. Beh, la mega evoluzione è stata un grande aiuto, ma se ce l'ho, perché non provo a usarla? È stata una dura lotta. Ti ho sconfitto praticamente subito. Hai vinto tu. Come riconoscimento di questa vittoria, eccoti la medaglia terra, te la meriti. Adesso hai tutto quello che ti serve per sfidare la Lega Pokémon. Prendi anche questo MT. È il mio contributo personale per la tua sfida alla Lega Pokémon. Terremoto e non abisso? Anche Blue ci fa i complimenti. Oh, quindi ora toccherà a te governare la palestra di Smeraldopoli. Beh, sì, voglio sfidarti. Ok, no, quindi devo andare a affrontare la Lega Pokémon, ok. Appropinquiamoci dunque verso la Lega Pokémon. Siamo pronti a compiere il primo passo che ci porterà verso la vetta più ambita da tutti gli allenatori di Pokémon. Medaglia sasso certificata. Medaglia cascata certificata. La prossima sarà la medaglia arcobaleno. Certificata. Medaglia anima certificata anch'essa. Lo strumentopolo misterioso. Medaglia palude certificata. Medaglia vulcano certificata. E ora per l'ultima medaglia, medaglia terra certificata. Entriamo nella via vittoria. L'ultimo ostacolo che ci separa dalla Lega Pokémon. Wow, mi ricordavo leggermente più complicato il puzzle, ma a quanto pare no. Vai, spinta! Perfetto. E il primo step è compiuto. Spostiamo anche questo masso. Molto semplice il puzzle, è stato semplificato davvero di troppo, secondo me. Non c'è una vera sfida. Tra due bottarelle. Eccola qui.
E via. Oh, yes. Vai. Dios mios. Quanto ci è voluto? Questo era uguale a quell'altro, lunghissimo, infinito, eterno. L'uscita è qui. Ce l'abbiamo fatta. Percorso venuto. Tu e Razor ammirate insieme la Lega Pokémon. Razor is filled with determination. Va bene? Andiamo, va. Proprio una cosa tranquilla. Bene, Kuj, questo video termina qui. Domani affronteremo la Lega Pokémon e vedremo se siamo coloro che sono in grado di suggere dal nettare. Coloro che siederanno sulla poltrona del campione, lasciando così un futuro di speranze, di sogni e di gloria. Domani vedremo cosa accadrà. E come sempre vi ringrazio, vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.